Allora, Putin però, non si ferma. Se Putin non si ferma, ci troviamo una serie di questioni. Da una parte, appunto, è forse che oggi dobbiamo smettere di comprargli gas e petrolio. Ma questo è chiaro. L'embargo di cui parla Enricoletta forse è una cosa terribile da dirsi, perché sarà per la nostra economia e per la nostra vita molto complicato, ma dobbiamo metterlo in conto. Io la postura di Enricoletta in questa crisi, francamente, la condivido pienamente. Okay. Anzi, voglio essere sincero. Tutto sommato sta facendo meglio di quanto immaginavo, perché ha avuto il coraggio di esprimere una posizione limpida. Per uno che è il capo del PD, francamente, non era scontato. Non era Forse era più facile per altri. Allora, vediamo un'altra posizione complicata, no?